Salve a tutti, breve video perché spesso come andrologo prescrivo, prima di tutto voglio far dosare a pazienti livelli di vitamina D che spesso sono bassi e non vi nascondo che l'integrazione già banalmente può aiutare alcune condizioni di disfunzione erettile su base vascolare e ormonale e spesso il paziente mi dice quale integro, dottore? Allora, ecco, l'andrologo può non avere le competenze di un biologo nutrizionista. Andiamo a individuare le principali vitamine D, la vitamina D2, ergocalciferolo, presente nelle piante e nei funghi, la vitamina D3, colecalciferolo, presente nel mondo animale e che si attiva anche nel nostro corpo esponendoci al sole e raggi ultravioletti. Un quarto d'ora di esposizione al sole che è allo zenith ci regala 100.000 unità di vitamina D. La vitamina D viene poi metabolizzata, attivata nel nostro organismo da un passaggio renale calcidiolo e da un passaggio epatico e calcitriolo. Questo è il prodotto finale. Quindi, quale integrale? La vitamina D2, l'ergocalciferolo o la vitamina D3? Si è visto dagli studi che l'integrazione di vitamina D3 tende a dare un beneficio migliore, specialmente a livello del sistema immunitario, ma di conseguenza anche in quelle che sono tutte le altre funzioni del nostro organismo, per cui scegliendo fra le due, l'integrazione di vitamina D3 con le calciferolo è sicuramente più indicata ed è quella quindi che l'andrologo può indicare e consigliare al paziente che spesso sugli esami richiesti presenta una ipovitaminosi di vitamina D. L'obiettivo è raggiungere i valori non i 30, il minimo sindacale, ma livelli di 70-80 che permettono, tra l'altro, e qui termino perché ho promesso un breve video, anche di liberare il testosterone libero. La vitamina D ad alti dosaggi permette di far sganciare il testosterone dalle SHBG, le proteine di trasporto che lo trattengono. La vitamina D è in grado di far liberare il testosterone libero, quindi numerose funzioni vascolarizzanti, immunitarie, trofismo osseo, trofismo muscolare, ma anche può fare aumentare i nostri livelli di testosterone libero. Con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.